pensare che volevi fare bagnino, vero? Partiamo da questo che è un presupposto molto importante, che hai fatto il bagnino. Quindi... No, io ho iniziato, ho fatto il bagnino, le aiutante, il bagnino, mi spiace, avevo 12-13 anni, quello che portava io per l'ombra, le signore, le prima, puliva le cabine. Che... Io mi altro, io facevo i lavori che ho detto prima, portavo gli ombrelloni, aprivo le signore, poi passavo le salpisse, le corde, le passerelle, però più che altro facevo un po' trazione, perché mi piaceva la musica, fin da bambino, ragazzino, facevo le canzoni di Modugno, nero nero, perché sono solo tutti i giorni, canzoni di Modugno, e facevo le canzone, appunto, mi ricordo Pasqualino, Maraciani, che si mettevano i trombati, facevano i trombati con la sua mano, e così, poi mi superavano sotto la sabbia, facevano una tomba, con i fiorelli gialli, che loro c'erano con le dune, ancora non c'era la spiaggia, però. E col cerchiello di gomma in testa, e piangevano le tedesche, tutte quelle cose. Poi, piano piano, ho cominciato a cantare d'estate con un quartetto di Cesena, i ragazzi, al Mare Pineta, tutti i giovedì. Infatti, mi buttavo per terra, facevo il matto, perché io ho cominciato con Rock and Roll, no? Fine anni 50, c'era il Disprisi, Celentano, e c'era un gruppo di ragazzi che venivano, erano di Milano, che si erano vestiti da Croce Rossa, poi con tutti, e mi ha portato di Barella. Poi di lì il pianista una sera mi fa, guarda che mi ha telefonato un impresario, ci sarebbe andare a Roma in un night, e se tu sei disposto a venire con noi, si comincia adesso il prossimo mese. Lì ho accettato, ho cominciato a fare, a lavorare in Italia, Milano, Torino, a Roma, sono stati 4 mesi, il proprietario sono stati contatti. E lì siamo arrivati a Milano. Io nel frattempo avevo fatto poi il concorso di Castrocaro, ricordo che c'era anche la Zanetti nel 62, perché io avevo 19, 18, lì alcuni mesi in più. E di lì non ero neanche arrivato in finale, mi hanno ascoltato, sentirono discografici, mi telefonò la CCD a Milano, che era poi la casa discografica, adesso c'è la Caselli, no? C'era il padre e il marito della Caselli, che si chiama Schubert, Ladislao Schubert. Mi fecero fare un provino e di lì è partita la mia avventura. E la avventura che mi ha portato? Sono qui a soglia di 80 anni. Ho spesso un lavoro, mi sono ritirato qualche anno fa, però è nato da lui. E passare dietro a questo che è veramente un big, non ci vuole del fiato, e tanto fiato secondo me ha avuto l'avvocato Roberto Manzo, che ha deciso di scrivere un libro e la biografia soprattutto di Piero Focaccia. Allora, avvocato Roberto Manzo, come ti è nata l'idea di scrivere un libro su Piero Focaccia? Io nel 1971, allora avevo sei anni, ascolto Sanremo, di quel Sanremo lì mi colpisce una canzone che si intitola ancora Santo Antonio e Santo Francesco, però non sapevo e non l'ho saputo per tanti anni chi fosse stato l'interprete. A distanza di tantissimi anni, nel 1997, per fare la previsione, vado a abitare a Cervia. Ho la fortuna di conoscere Piero Focaccia perché l'amministrazione comunale nel 2000, se non ricordo male, fece fare un concerto dell'ultimo dell'anno a Piero Focaccia, e quindi informandomi un po' sulle canzoni che aveva scritto e che aveva cantato Piero, vengo a sapere che quella canzone che mi aveva colpito tantissimo l'aveva cantata lui. Allora, per tante circostanze, meno male, a Cervia si conoscono tutti, e sono riuscito a conoscerlo, e alla fine gli ho proposto di scrivere la sua biografia, perché secondo me Piero poi a Cervia era una persona che fosse un cultore della musica, avendo fatto tre Sanremo,
avendo partecipato a 4 dischi per l'estate e avendo fatto anche il Cantagiro, secondo me qualche film sì, ma soprattutto dal punto di vista musicale era secondo me giusto poterlo ricordare dal punto di vista storico e musicale. La cosa importante è che la pubblicazione di questo libro poi è stata anche possibile grazie a Gianni Grandu, che ha trovato il sponsor. Era Paola Pierini del risparmio della ciurma. E l'altra cosa interessante è che tutto il ricavato verrà dato in beneficenza a due associazioni. Una è l'associazione AIRED e l'altra è l'APS di Francesca Puttana, per cui penso sia buona cosa contare le cose. C'era il Babbo di Ravera, quello che una volta organizzava sia Castrocaro che il Festival di Sanremo, era in pensione, era albergo di mia zia, era Quinta Traversa. E allora c'era mio babbo che era lì, quando sempre questo che il padre dell'organizzatore di Sanremo, che allora dice, ma c'è mio figlio che rompe sempre le scatole, che vuole cantare, caccia uno. E lui fece, ma guarda, ma lo mandi da mio figlio che a Castrocaro organizza il festival, lei lo scriva, e poi io non sapevo niente, lui mi ha scritto a Castrocaro, intanto ho partecipato nel 62, lì mi hanno sentito i discografici e mi ha chiamato a Milano. È tutto lì. Come ti presentavi? Iniziare con l'armazzo che si fu vestito una volta, bianco, che non tornò poi tanto bianco. Ah, avevo pensato il batterista della prima orchestra, c'era tutto un bianco di Lalina, io facevo il rock, a mezzanotte mi dico la pure, cominciato con il rock di Celentano, mi buttavo per terra con il vestito del batterista, tutto bello pulito, non sono un polverone, perché allora c'erano i locali, no? Con Coriano, che lo dice le feste di fine anno, in mezzo e il batterista con le mani nei capelli, io una stinta. E così, stavo per terra, mi ricordo un altro aneddoto, quando ero a Luna Russia, a Torino, che era online, era uscito il twist, il nuovo twist, e c'era il palco che si abbassava, il palco si alzava e la pista si abbassava, io andavo sul pianoforte, cantavo il twist, poi mi buttavo in mezzo alla gente, tutta la roba così, ero un po' morto. Abbastanza singolare per quei tempi, che c'è anche un musicatore e inventori di tanti vipar del tempo, quindi da Peppino Di Capri. Sì, Peppino Di Capri, mi ricordo che lo conobbi all'Echio, perché io appunto ero al Moulin Rouge, che erano tre locali a Torino degli stessi proprietari, erano fratelli Messe si chiamavano. Io andavo a trovare, siccome ero molto, a me piaceva molto Peppino Di Capri, e facevo anche le cose del suo repertorio, cantavo europea, mi facevo molto la canto ancora anche adesso. E andai da lui e mi disse, posso cantare con la sua orchestra questa canzone che mi piace tanto? Ma come no? Vai, andai su, cantai Roberta, mi fece i complimenti perché insomma bene, abbastanza bene, insomma, rimasi molto soddisfatto, quindi lì ci siamo visti molto, quando lì ci sono diventato più famoso, abbiamo ricordato l'aneddoto. La cosa più bella sul palco? Un ricordo più bello di un palcoscenico che tu hai calcato e che ti è rimasto. La cosa più bella è stata quando ho conosciuto Henry Della Fonte. Ero a Torino, stavo cantando, lui era lì, meglio sul pubblico, lo sapete, è venuto su, mi ha fatto i complimenti e io sono rimasto perché beh, Della Fonte. Mi aspettai, ma dammi mi banana. Poi faceva Matilda. Matilda, tutta, dopo. Se qualche cosa, perché lo sai, io parlo alla fine e glielo chiedo. Mi intoni proprio due note a cappella, una qualsiasi delle tue canzoni. Guarda che luna, guarda.
che male, su questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Sì, ho fatto l'una con disco che non ha venduto, che non è risposto. Sì, è vicinato che inizia. Ma del libro ne pare non ne pare. Ma è vero, ha fatto due. No, comunque era stato. Lui lo so perché non parla, perché è invidioso, perché quando un film nel sonno è il primo. Bella no, e la seconda era Edis Fedek. Dovevo, mi avevo chiamato Concetti per la banda Brancaleone, ma siccome ero militare, avevo già fatto il provino, mi aveva già assunto, lì anche quella è stata una cosa che non ho potuto fare. Quella mi ha piaciuto. Doveva andare così, però sono sposato da 53 anni, ho due bei figli, che lavoro bravi ragazzi, due nipoti, quindi va bene così. Ho conosciuto l'altro. Mi piacere, allora appunto benvenuto a favore di Heinrich, l'associazione dedicata alle vite degli occhi belli, e quindi vorrei un grande applauso per la presenza. Io un amico appunto degli occhi degli occhi belli, ma poi anche l'associazione Francesca Fontana, che ovviamente è sempre molto sensibile a queste scritture, ma è che ha fatto la legge, quindi è possibile. Bene, io ringrazio i nostri due grandissimi primi protagonisti di questa serata, il mitico Piero Boccaccio, per cui chiedo un grandissimo applauso. Ha composto, ma anche, ripeto, dal fare Piero non è stato così.